un mandato universale quello consegnato dal vescovo Giampio De Vasini al termine della veglia missionaria celebrata a Chiavari. Tutti siamo chiamati ad essere portatori e costruttori di pace, una richiesta che si fa in vocazione a Dio. Invocazione che è sincera solo se accompagnata dall'impegno ad essere operatori di pace, dall'impegno a sradicare dal nostro cuore ogni sentimento di divisione, di odio, di violenza. Al tema della pace si riallaccia anche la riflessione proposta da Alessandra Morelli, già alto commissario ONU per i rifugiati. Tutti gli abitanti della Terra sono parte di un unico pianeta e di un'unica umanità, ma non tutti godono degli stessi diritti. Queste diseguaglianze si possono superare traendo ispirazione dall'umanità di Gesù e concretizzandola attraverso la cura. Che è attenzione verso l'altro e riconoscere che l'altro è il mio simile e che l'altro nella relazionalità, ecco, diventa il cammino della mia umanizzazione piena. La cura diventa allora strumento di pace. Questa postura di cura, questa postura di relazionalità, questa postura di ascolto ascetico e profondo che diventa accoglienza, altro non è che tessere quotidianamente, come i certosini, la tela della pace. E la cura è uno dei principali strumenti attraverso i quali si manifesta l'attività dell'operazione Mato Grosso, con una struttura ospedaliera nel Chiacas, sulle Ande, in Perù. Tra i medici che vi prestano servizio anche Carlotta Altavilla, presente nella missione dal 2014. Tutti i giorni abbiamo tantissime persone che vengono a farsi curare in ospedale. Non è un ospedale molto grande, abbiamo 50 posti letto, però riusciamo a offrire un servizio di primo soccorso per tutte le persone che arrivano in ospedale. Carlotta ripartirà il prossimo 8 novembre per il Perù, tornando in quella che ormai considera la sua casa. Mi sento contenta di tornare giù perché è una famiglia bella, dove si lavora bene, si lavora soprattutto mettendo al centro gli altri e cercando di camminare in questo cammino così del servire gratuitamente.